Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina del tavolo con Silvia. Allora, questa sera vi faccio vedere come si fa una pasta frolla morbida, soffice, per fare la famosa crostata alla Nutella o la torta della nonna o la crostata al limone o. Con questa potete fare tantissime preparazioni, volendo potete fare anche dei biscotti che vengono tra l'altro buonissimi, o addirittura gli occhi di bue. Buonissimi, quelli che Sì, avevi quelli fatto tu erano eccezionali. erano fatti ancora con un altro tipo di pasta frolla. Ok, allora a questo punto vi dico gli ingredienti. Abbiamo 300 g di farina 00, un uovo intero più un tuorlo, abbiamo mezzo cucchiaino di sale, metteremo un cucchiaino di lievito o cremo tartaro, 100 g di zucchero, 80 g di burro fuso. Tutto in planetaria, semplicissima, ma se non avete la planetaria potete fare tranquillamente a mano, non è un problema, cioè si fa benissimo lo stesso. È una ricetta lunga. No, assolutamente, ci vogliono pochissimi minuti. L'unica cosa è che dovete fare un po' di attenzione alla grandezza delle uova, perché i 300 g di farina potrebbero volerne altri 2-3 cucchiai magari, perché sempre in base alla grandezza delle uova. Cioè, se un uovo è più grande del normale, e non è il classico uovo medio, richiede ovviamente più farina e quindi dovete aggiungerne un pochino. Però è diciamo, è una cosa che potete tranquillamente vedere da voi, si va un po' al tatto, no? Abbiamo qui i 100 g di zucchero, quindi io ho messo la farina, il sale, il cremo tartaro o lievito per dolci e i 100 g di zucchero. A questo punto aggiungo le uova, l'uovo più il tuorlo. Tiriamo giù, che si rompono sempre, sempre, sempre. E anche gli 80 g di burro, eccoli qua. Quanto ci vuole per fare questa base per dolci? 5 minuti. Ah, quindi proprio veloce, veloce, È veloce. Poi velocissima, velocissima. però c'è il procedimento per fare la torta vera e propria. Io con questa base farò la crostata della nonna, quella con la crema e i pinoli. Torta Quindi della la nonna. torta della nonna, sì, va bene, ognuno la chiama un po' a modo Sì. proprio. Foglia. Planetaria. Ci vediamo appena è fatta. A fra poco. Allora, siamo qui con la nostra pasta frolla morbida. Come vedete, è molto soffice, è diversa da quella che andremo ad utilizzare per le crostate con la marmellata, però vi posso assicurare che con questa viene una crostata alla crema di limone o come vi ho detto prima, eccetera, eccetera, fantastica. Ora, come tutte le paste frolle che meritano Rispetto. rispetto, ha bisogno dei suoi 30 minuti di riposo. Quindi la mettiamo nella pellicola e la mettiamo nel frigo a riposare. Ok? A dopo.